tutti ragazzi, siamo qua alla quinta tappa del Darkstone League e siamo con Lorenzo Raggini che ha appena fatto primo posto giocando Dogmatica Invoker Osta, Turbo Brick, ok, sì. Quindi è una versione particolare, esatto. Più forte delle altre, esatto, perché i mattoni lanciamo contro gli altri, ok, esatto. Vai, allora facci vedere, allora, come l'hai giocato. Ho giocato tre Meltdown e quindi loro Terraforming. Ma come mai quella, cioè, perché Meltdown è una carta strana, non gioca nessuno in quel mazzo, perché mazzo. Aggiunge questo ok, spende tutte le entrate della storia, ok, e solo di Invocation ho provato a giocarne tre, ma le volte che la vedevo in più erano tante, bastano erano due. Troppe, dato, bastano due alla fine, ok. Per i Dogma 3 Nadir finché a 3 la gioco. Dai, fortissima One Card Combo. Sì. 3 Ecclesia l'altro starter. Ok. 2 Fleur lo metterò uno. Ah. 2 pescato al momento sbagliato mi brica troppo. Ok, non serve a niente, ok. Sì, piuttosto 2 Maximus perché lui è Dio, lui è Alistair, fanno comunque full combo. Ok, perché ok, beh, forte Maximus. Sì, manda sempre 2, manda l'altro, forte. Sì. 3 Punishment perché penso sia la trappa più forte del gioco in questo momento. Sì, effettivamente. Arriva a spaccare 2 ti fa. È come, lo usa anche come combo starter, ah, se mangi. Esatto, è una partenza alla fine. È una partenza. Poi ho giocato 3 talenti perché le entrap qua me le tirano veramente come con la fionda. Ok. Fortissimo, l'effetto più forte è quello di guardare la mano senza e scartare senza uno, dubbi. Sì. Esatto. Money card. Poi 3 drop perché contro Drytron se no non giochi. Se ti fa Bonity Ruler metti esatto, via, ok. Sì, a mucchi. Beh, quello è forte. Come HT, 3 Ash. Ok. Forte, non sì. Da dire. 3 gamma con i loro driver. E vai. Una delle più impactful in questo momento. I mazzi contro cui perdo sono Virtual Wars, mi fa True King e contro S0. Ci ho perso troppe volte anche questo torneo. e questa lo toglie. Ok, sì, quello è forte. Poi ho giocato 3 prigioni. Ah, non, però non ne ho girata una, quindi okay. probabilmente la toglierò. Ok, ma però contro chi è forte giusto per scartarla. Ah, ok. Di Mechaba. Di Mechaba la scarti anche con Droplet per okay. Non farti rispondere. Cioè, quindi una trappola H. Sì, potevo giocare in permanence piuttosto. Ok, ok, va bene. Ma erano pensate per qualcuno oppure cioè per un male? No, perché contro Drytron non penso l'avresti giocato. Esatto, le si davo sempre. Ok. Perché erano belle? Perché americane. Erano belle, le ho comprate, le ho provate. Ci sta, ci sta. Le tolgo comunque. Ok, ciao. Monocoled perché troppo entrato, forte su Droll continua sì. A giocare. Sì. Scisma per fare la combo, ah, okay. Shadow. Quanto ci hai vinto con Winda? Una partita. Vabbè, poteva andare meglio. Sì, non fortissima. E poi la carta più forte di Yu-Gi-Oh! Upstart Goblin. Ok, l'ultima. Consistency. Ok, ci sta. Il mono. 40, vero? Sì, 40. Ok, ok. Vai. Ho giocato questi okay. Due per fare la combo okay, Mecha, sì. Con una carta. Sì, sta. Non giochi Link? Artemis. No, sì, l'ho quella... provato con i peschini. Ma schifo. No, perché ti serve più questo per da bannare con di Maximus, ok. Sennò fai sempre mezza combo. Ho capito, ok. Ho giocato 2 Entis. Ah, ok. Perché gioco tante okay. Punishment, devo okay. Avere tanti target. Sì. Il secondo di lui fortissimo. Ok. 2 Mechaba, li tiri quasi sempre se ti va male, il secondo serve, Purgatrio okay. Sì. Sempre molto forte per OTK'ppare e Auguri su lui è Dio. Se lo tiri con Meltdown in campo sembra di fare Accia, squadra l'avversario non può rispondere, spacca ah. Uno, forte per il control quando l'altro speciala, molto forte. Per gli Shadow, Apcallone, ecco Construct e Winda. Il trio della morte. Si spiegano da soli, questa sarà win nel nome, quando la cali il 90% delle volte vinci. Sì, tanta roba. Ti è mai successo tipo di spaccare qualcosa con la trappola che ha l'effetto sborone che manda uno? Ma questo di solito mandi no. Dragoon okay. E questa mandi in luce, ma forte contro ah. Dinosauro per mandarti Tiranno. Ah sì, giusto, è vero, giusto. Poi ho giocato Omega perché... Okay. Se lo fai nel tuo turno è la giocata più forte della storia. Sì. E... con gamma poi. E comunque sì, l'ho calato una volta. Comunque non ho vinto però. Molto forte. È bello calare. E come così. Ultima BLS Link. Che lo giochi solo tu però vabbè. Okay. Lo gioco solo io, infatti non l'ho neanche tirato okay. Oggi. Però è bello. Però quando lo cali molti mazzi lo guardano e non lo riescono a calare. Ah, ok. È difficile da come direbbe Mola, ti guardano e ti ridono. Ok. Citazione.
Di side ho giocato Thread Roll per Drytron, bastano solo quelli, se li vedi l'altro non fa assolutamente niente. Tre Nibiru, contro i Rogue, contro i Combo, comunque non riesco a giocare senza Nibiru. Nibiru è troppo forte, ok. Tre Lancea per Virtual World, ok, sì, forte, si piega da sola. Tre Evenly, la Battle non mi serve così tanto, okay. La combo si fa lo stesso, sì. Devi giocare Control, Board Wipe contro Eldritch. Ti piacerebbe. Si sta. Poi Mono Reboot, perché non mi piacciono i 7-5, Spolverino perché non mi piacciono i 7-5. Sì. Si spiegano da sole. Poi la carta più forte del side deck della storia è Mono Pancratop. Ah, ok. Da mettere blind contro chiunque. Sì. Ci sta, è una carta sempre forte. Va bene, allora grazie mille. Grazie a voi. Ci vediamo. Ringrazio Luca Cilli, Michael Valdinosi, Gianluca Braschi, okay. Che sono qua in giro. Ok. Un saluto a Matti Mola e Matti Persi, gli amici Mattidino. Ok. Grazie mille allora, alla prossima.